La prossima ospite è una scrittrice, una viaggiatrice, una documentarista. Ha scritto tantissimi libri, gli ultimi ce li ho qui con me, Digiuno Immaginale e Kintsugi. Lei è ideatrice dell'approccio immaginale e della scuola italo-svizzera degli immaginalisti. L'approccio immaginale è applicato a varie tecniche e discipline nell'ambito delle professioni fondate sulla relazione d'aiuto e nel campo della crescita personale. So che avete già capito benissimo chi è, anche perché ci sono qui i suoi tamburi, e quindi io invito a salire sul palco Selene Calloni Williams. E a chi? Ciao Selene, benvenuta. Là c'è il tuo microfono. E ti puoi sedere dove vuoi, dove sei più comoda. Qui è il microfono per quando suoni e qui per quando vuoi chiacchierare. Ok? Ti lascio al nostro pubblico e ti faccio fare un applauso silenzioso di nuovo. Eccoci qua. Grazie, grazie di essere venuti, grazie di essere così numerosi. Oggi parliamo del digiuno immaginale, della dieta pitagorica. Allora, ci sono tante teorie sull'alimentazione e non mi sembrava il caso di aggiungere un altro libro di altre teorie su teorie, però mi sono resa conto che nessuno si chiede perché si deve mangiare per vivere. Cioè, tu immaginati un marziano, uno di un altro pianeta, un extraterrestre che viene qui, osserva questo pianeta e dice: wow, su questo pianeta, come dice il Rig Veda, nessuna vita può sopravvivere senza divorare altre vite. Che sia una carota, una mela, un ravanello, ma nessuna vita può sopravvivere senza divorare altre vite. E io mi sono chiesta perché. Mi sono chiesta perché. E la risposta è stata perché questo è la rappresentazione del sacro, il sacrum facere, il darsi, l'offrirsi, cioè l'amore. E io mi occupo di psicologia immaginale, quindi per me il mondo è un mundus symbolicus e quindi un mundus immaginalis. Tutto è simbolo. Psicologia immaginale vuol dire tutto è immagine, sogno, apparizione. Ogni cosa è fatta della stessa sostanza dei sogni. Non è oggettiva, non è sostanziale. Questa è una visione che si sposa benissimo anche con le visioni buddiste, orientali e oggi anche con la fisica moderna, la fisica quantistica, no? La teoria del vuoto. E tutto esiste nella coscienza. Un albero che cade nella foresta, se non c'è nessuno che lo ascolta, fa rumore? No, perché tutto esiste nella coscienza. Viviamo in un mondo immaginale, che è un mondo simbolico. Quindi questo divorare è simbolo del sacro, il sacrum facere, il darsi, l'offrirsi, che poi è l'estrema espressione della fede e dell'amore. Il mio grande maestro occidentale, Ilman James Ilman, lo psicanalista, diceva che l'anima, la psiche, psiche, anima, utilizziamo questo termine come lo utilizzava Omero, l'anima è l'atto stesso dell'immaginare, quindi il soggetto che immagina è l'anima. Ma l'anima non ha una individualità, l'anima è anima mundi, quindi questo mondo tutto impostato sul divorare altre vite è un'immagine dell'anima, di psiche. E voi vi chiederete, è lecito, ma perché l'anima immagina, sogna
un sogno così, in cui nessuno può vivere senza divorare altre vite. Io trovo che questo sia importantissimo da chiederselo e da contemplare, da osservare, perché se no si è prigionieri delle teorie. E anche se sembrano le più scientifiche, moderne, più all'avanguardia, oppure le più naturali, allora lì però bisognerebbe chiedersi che cos'è la natura, in verità. Aristotele diceva è un non ente, Quindi anche il termine naturale è molto da prendere con le pinze. Ecco, se noi non ci chiediamo il perché delle cose, finiamo per essere sempre vittime delle teorie. E ce ne piace una ed è quella più vera e sì mi ha fatto star bene, però poi arriva il giorno in cui non ti fa star bene più e allora ce n'è un'altra e poi ce n'è un'altra ancora, no? E sempre ricerchiamo questo bene per il nostro io, e che poi è un fenomeno illusorio perché è un prodotto della mente, è l'individuum, non esisteva un tempo. Ai tempi di Omero l'individuum non esisteva. Se tu leggi l'Iliade, tu ti accorgi che ci sono istanze naturali, forze, emozioni che si muovono, c'è l'ira di Achille, c'è il calcolo, la volontà di potere di Agamennone, c'è la profeteia di Cassandra, c'è la mania, cioè la follia di Medea. Ci sono tutte queste istanze, forze, emozioni che si muovono, ma non c'è l'individuum inteso in senso letterale. Individuum significa uno indivisibile. E viene in essere successivamente, no? Con l'impero, e quindi le religioni abramitiche che diventano le religioni dell'impero. E poi si rinforza enormemente con il razionalismo, fino a diventare individualismo. Quindi torniamo all'anima come soggetto dell'immaginare, l'anima che non ha un'individualità e che è anima mundi. Purtuttavia, io sono l'anima mundi, tu sei l'anima mundi, lui è l'anima mundi. E quindi questa è la complessità, il tutto nella parte, la parte nel tutto. È qualcosa che per la mente razionale è molto difficile, la mente razionale non può comprendere la complessità. Però si può dire che questo mondo, dove non si può vivere senza divorare altre vite, sia una tua immagine, in quanto è immagine dell'anima del mondo. E perché immagini questo? Perché l'anima? Perché psiche immagina questo? Perché è l'estrema espressione dell'amore, della fede, come dicevo, no? Psiche, la sapete, la famosa leggenda, Psiche è unita al Dio amore che le concede tutto di giorno e poi la ama di notte al buio. Le chiede una sola condizione: tu non mi potrai mai vedere. È Psiche, la ragazza più fortunata del mondo, ha tutto, però le manca qualcosa, la consapevolezza, non può vedere, non è consapevole di essere amata da un Dio. E allora viene in essere la mente, che è rappresentata dalle sorelle di Psiche, che instillano in lei il dubbio, ma sei sicura che quello lì che ti ama di notte e non si vuole mai far vedere sia un Dio? E se fosse che il demonio? Ecco, no, la mente, il bene e il male, la discriminazione. E così una bella notte Psiche accende il famoso lume per vedere chi le dorme accanto. Vede il più bello di tutti gli dèi, capisce la sua immensa fortuna, però in quel momento lo perde. Lo perde perché il lume porta in essere qualcosa che prima non c'era, l'ombra. E quindi Psiche, cioè l'anima Psiche, deve ritrovare amore. Cosa deve fare per ritrovare amore, ragazzi? Deve spegnere il lume. E quindi l'anima immagina la morte. E poi, come fa a immaginare la morte senza immaginare una nascita? E allora immagina una nascita.
E poi come fa a immaginare una nascita senza un utero, una matrice, una madre, un padre? E così immagina madre, padre, e dove li mette tutti questi? E immagina un pianeta, e immagina un'epoca storica, e una dimensione geografica. E la tua è diversa dalla mia, dalla sua? E certo, perché nei suoi tentativi di ritrovare amore, Psiche a volte riesce a sciogliere certe paure e lì vicina a spegnere il lume, a volte ne accende addirittura due perché ha tanta paura. E così magari tu hai dei genitori in un certo modo, tu li hai in un certo altro, tu hai una certa vita, tu hai certe sfide, tu ne hai certe altre, perché ognuno di noi, come si dice, ha un karma, cioè si porta dietro attaccamenti, paure, resistenze all'amore diversi. E quindi ciascuno di noi deve spegnere quel lume in un modo diverso. Ma l'atto dello spegnimento del lume, ragazzi, è la morte. Ecco che la morte è la più potente alleata dell'anima, è la sua prima immagine, è la più grande alleata della vita. E infatti, che cos'è che nutre la vita, ragazzi? La morte. La morte e la vita si potenziano a vicenda, si nutrono a vicenda. E però nella nostra cultura la morte è la grande morta e sepolta, perché la nostra cultura rifugge la morte come se fosse il male estremo. In verità la morte è la grande alleata della vita. Se non si ha la consapevolezza di questo, fate attenzione a quello che vi dico. Se voi non avete la consapevolezza che la morte è la più grande alleata della vita, come potete nutrirvi veramente? Perché per nutrirvi voi dovete produrre la morte. Che sia di una carota, che sia di una melo, che sia di un ravanello, voi dovete disfare una forma, voi dovete disfare la bellezza. Ed è proprio la bellezza che disfacendosi genera la magia, cioè vi dà energia, vi dà forza, vi dà idee, vi dà sentimenti, vi dà emozioni per creare e manifestare. Ma se non siete consapevoli di questo, non avviene nulla. Quindi la consapevolezza è fondamentale, e quello che io ho notato è che tutte le teorie sul cibo e sull'alimentazione mancano di questo, cioè mancano del dare consapevolezza, del richiamare l'attenzione alla consapevolezza, che è il primo, è il fondamentale, il più importante ingrediente del nutrirsi in modo sano. I maestri antichi chiamavano vira i loro discepoli, cioè eroi, perché l'iniziato cammina in un equilibrio incredibile, straordinario, tra la consapevolezza che la morte è la sua più potente alleata, è l'immagine principale dell'anima e ciò che la può portare, lo può portare a ritrovare amore, il darsi, e dall'altra parte l'istinto della sopravvivenza fortissimo, perché se non c'è l'istinto della sopravvivenza, come può essere sacro il darsi? E così l'eroe Elvira cammina su di un equilibrio difficilissimo. Io, quando mi dicono qual è il tuo più grande ideale, darmi. Cioè, io non vedo l'ora, ma non vedo l'ora che il mio corpo possa diventare terra e che possa nutrire gli alberi, perché non c'è niente che amo di più degli alberi. E voglio nutrirli col mio stesso corpo e voglio che gli animali che amo infinitamente si nutrano di quegli alberi che si nutrano del mio corpo. È la cosa più bella, il mio ideale supremo. Ma dall'altra parte l'istinto della sopravvivenza fortissimo.
Da una parte la consapevolezza del vuoto. Mi occupo di psicologia immaginale, anzi ho fondato io la scuola di psicologia immaginale. Oggi tantissimi psichiatri, psicologi, medici, psicoterapeuti si occupano di psicologia immaginale. Da una parte la sensazione della vacuità, tutto è vuoto, è fatto della stessa sostanza dei sogni, è immagine, proiezione, non c'è niente di oggettivo. E dall'altra parte l'esperienza nella carne, come ci insegna Gesù, è estrema espressione del darsi, dell'offrirsi. Da una parte il visibile e dall'altra l'invisibile che spiega il visibile. Ragazzi, è un equilibrio difficilissimo, però è naturale e quindi, anche se non è facile, è semplice e va trovato, perché questo ti cambia completamente la vita. Non ti cambia la vita sapere che cosa sono i trigliceridi o quante calorie ci sono in un alimento, ma trovare questo equilibrio ti cambia la vita. Quando mangi, ma quando mangi celebri tutti gli aspetti del sacro che si esprime come bellezza in natura, no? L'estetica giapponese, ci ho scritto libri, l'ha fatto vedere lei prima al Kintsugi, no? L'impermanenza è la prima legge dell'estetica giapponese. Impermanenza è un elemento fondamentale della bellezza. Un fiore è bello proprio perché è impermanente. Se tu prendi un fiore di plastica che dura molto di più, non sarà mai bello come un fiore vero. Quindi l'impermanenza è una componente fondamentale della bellezza. E quando tu mangi, la celebri. La mancanza è un'altra componente fondamentale della bellezza, il vuoto. E quando mangi, la relazione col cibo è la relazione col vuoto pieno, è vero o no? Quindi mangiare, ragazzi, è un'operazione estetica, e se voi vi ostinate a rimanere nella dimensione etica delle teorie, non ce la farete mai. Non ce la farete mai. Bisogna fare questo salto, trasferirsi da una dimensione etica, moralistica, che è la dimensione del controllo e del potere, dove c'è sempre qualcuno che ti dice cosa è giusto e cosa è sbagliato, cosa è sano e cosa non lo è, a una dimensione etica, che è la dimensione della bellezza, è la dimensione del sacro, perché la bellezza è la forma sotto cui il sacro si manifesta in natura, ed è la dimensione dell'amore. Allora nella dimensione dell'amore tu sai e non hai bisogno che nessuno te lo dica, lo sai, basta. Ecco, e io mi sono detta, dove trovo tutto questo? Chi l'ha fatto prima di me? Caspita, certo che l'hanno fatto. Gli orfici, i pitagorici, gli eleusini, i dionisiaci, nell'antichità. E così il mio libro Digiuno Immaginale ti parla dei grandi misteri dell'antichità e dei riti che gli orfici, gli eleusini, i dionisiaci, i pitagorici facevano, i grandi rituali di iniziazione, perché per preparare l'iniziando all'iniziazione e alla rivelazione, alla ierofania, gli facevano fare 9 giorni di dieta. 9 giorni di dieta,
che comportavano anche il digiuno, cioè un processo di disintossicazione della mente e del corpo. Però badate bene, non era solo un processo di disintossicazione del corpo, ma anche della mente. Attraverso cosa? Attraverso il mito. Perché il mito? Perché la forma sotto cui noi possiamo interagire con il sacro è proprio il mito. L'anima, si diceva, psiche, è l'atto stesso dell'immaginare. L'anima immagina, immagina il mondo, immagina l'esistenza partendo dalla morte, okay? Poi immagina la nascita, immagina, no? E immagina la vita, immagina una madre, immagina un padre, immagina tutti gli eventi della tua vita, no? Immagina la grande imago, questa grande creazione immaginale che è simultanea, accade tutta qui e ora. È solo che la mente non può abbracciare la grande imago nella sua complessità, la filtra poco a poco e così tu hai la sensazione del tempo, no? Ecco, questa grande imago che è simultanea, noi la possiamo tutta vivere nell'attimo presente. E questa è la libertà e l'immortalità. Se ci caliamo con grande attenzione nell'attimo presente, possiamo sentirla nella sua totalità. Vorrei fare un piccolo esperimento adesso. Se mi mettete una musica di meditazione, una musica rilassante, io faccio un piccolissimo esperimento. Magari assumete una postura nobile e dignitosa, per favore, la postura del faraone. Vi mettete lì con i piedi a terra, le mani appoggiate alle cosce rivolte verso l'alto. Chiudete gli occhi, socchiudete le labbra, respirate dalla bocca con una respirazione leggermente più profonda rispetto al ritmo spontaneo del respiro. Respiro dalla bocca e dal naso simultaneamente. Quando la bocca è socchiusa, non è spalancata, è appena appena un po' aperta, il respiro si muove simultaneamente dalla bocca e dal naso, anche se dal naso magari non lo percepisco. E respiro in modo solo leggermente più profondo rispetto al ritmo spontaneo. Adesso immagina l'anima che immagina a sua volta, creando la tua grande imago, tutte le tue morti, le tue nascite, le tue vite. Il suo scopo è quello di spegnere il lume, ritrovare l'unione con amore, ritrovare la fede con consapevolezza, ritrovare l'amore, amore, il Dio. E quindi il suo scopo è darsi, offrirsi, che poi è lo scopo della vita, perché la vita termina sempre con la morte. Respira. Questa grande imago ha la struttura del mito perché è poiesi. La parola poiesi o mito poiesi vuol dire creazione dell'anima, ma anche poesia. La creazione dell'anima, la grande imago, è mito poiesi, cioè ha la struttura del mito. Ecco perché, conoscendo il mito, noi conosciamo l'origine delle cose, conosciamo il perché le cose sono venute in essere e possiamo cambiarle. Il rituale dei 9 giorni che faremo insieme domani e che è descritto nel libro ti accompagna nel grande viaggio sciamanico, il viaggio di Orfeo, il viaggio di Persefone, il viaggio di Dioniso, il viaggio sciamanico ti porta
morire in vita e poi a rinascere, in modo tale da incontrare il sacro, viverlo, comprenderlo, includerlo e rinascere a nuova vita. Questo lo facciamo nei 9 giorni simultaneamente con il corpo e con l'anima. Si chiamano esperienza figlio, l'esperienza energetico-corporea che facciamo con il cibo, e l'esperienza madre, l'esperienza che facciamo con la psiche, esperienza visionaria. Allora, in questo viaggio noi prima ci innamoriamo del cibo, lo gustiamo e impariamo a gustare il cibo con un'intensità, con una totalità, con una consapevolezza con cui non l'abbiamo mai gustato prima. Perché il primo passo è quello di gioire veramente del cibo ed essere consapevoli fino in fondo di che cosa significa cibarci. E questo per gli antichi è il momento dell'innamoramento, è quando Orfeo si innamora di Euridice, è quando Demetra partorisce la sua Persefone, è quando Dioniso viene alla luce. E poi c'è la fase dell'amore, in cui impariamo che mangiare è un atto rituale, sacro, che ci dà conoscenza, ci dà emozioni. Impariamo, ma in un modo molto profondo, che il cibo è emozione. E impariamo che non esiste qualcosa come un'emozione positiva o un'emozione negativa, ma qualsiasi emozione è forza, è energia e può potenziarci. Ugualmente qualsiasi sensazione, qualsiasi sapore, qualsiasi gusto può potenziarci se noi gustiamo, mangiamo al di là dei principi di attrazione e repulsione che sono parte della Matrix, cioè del codice sociale che ci ipnotizza. I principi di attrazione e repulsione fanno parte del codice sociale che ci ipnotizza. Il secondo giorno impariamo a liberarci da questo e a sentire che ogni sensazione, ogni gusto, ogni sapore ci può potenziare, ci può risvegliare, perché è un'espressione del corpo e del sangue stesso della divinità. Ce lo dice quel meraviglioso rituale che è l'Eucarestia, e ce lo dicono gli antichi riti sciamanici. Ce lo dice il buddismo quando ci spiega che tutto ciò che possiamo incontrare in vita è il Dharmakaya, è il corpo degli insegnamenti del Buddha. E quando mangiamo, mangiamo e beviamo il corpo stesso e il sangue stesso del divino. E questo il secondo giorno lo comprendiamo, lo viviamo attraverso delle meditazioni particolari, dei rituali particolari che risvegliano la nostra consapevolezza, perché la liberano dagli schemi del condizionamento. E così arriviamo al terzo giorno. Dopo l'innamoramento, dopo l'amore, dopo aver gustato, dopo aver compreso, però succede qualcosa di imprevisto. Orfeo perde Euridice, Euridice viene morsa dal serpente e scende nell'Underworld, Persefone viene rapita da Ade e Demetra la perde, e Dioniso, appena nato, viene divorato dai titani per colpa della gelosia di Era. Insomma, tutti quanti scendono nell'Underworld. E questo facciamo anche noi il terzo giorno del rituale pitagorico, in cui iniziamo a diminuire l'apporto di cibo, ma non le sostanze nutritive, e quindi ci manteniamo pieni di energia, ma incominciamo a sentire la mancanza, perché è proprio la sensazione del vuoto e della mancanza che ci porta nel
descensus ad inferos. E così il terzo giorno, a mezzo della dieta pitagorica e anche dei rituali e delle meditazioni, incominciamo a fare il descensus ad inferos, incominciamo a scendere in questa morte che è la nostra più grande alleata. Ma voi vi rendete conto che questa società ci controlla unicamente sulla base della paura della morte? È come diceva Goethe: finché tu non saprai come morire e poi rinascere, rimarrai un viaggiatore infelice su di una terra oscura, perché sarai sempre schiavo. Allora il terzo giorno facciamo questo descensus ad inferos insieme, come facevano gli antichi durante la preparazione alla grande ierofania, alla grande iniziazione, E quando siamo giù nell'infero scopriamo l'assenza di sforzo. La suprema condotta è assenza di sforzo, è leggerezza. Orfeo scende nell'underworld e chiede ad Ade e a Persefone, Euridice, vuole la sua Euridice indietro, e questi gli dicono sì, 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 sì. E questo sì è lì sulla bocca del divino da sempre, ma bisogna fare una vita divina per rendersene conto. E una vita divina è una vita consapevole. L'assenza di sforzo, sì, sì, quando sei nell'underworld, wow, ti si dischiude la conoscenza, la visione. E questo facevano i primitivi, no? Perché gli uomini primitivi vivevano in uno stato di coscienza non dualistico rispetto alla natura. Avevano già perso il paradiso delle origini, che è lo stato della non dualità, quando vita, morte, visibile, invisibile, sono uniti in un unico ciclo, in un unico atto di consapevolezza. Il primitivo già aveva perso questo paradiso delle origini, ma lo ritrovava attraverso il sacrificio dell'animale, perché viveva in uno stato di coscienza non duale rispetto all'animale. Quindi il cacciatore, che era anche il sacerdote, quando uccideva l'animale, uccideva con esso una parte di sé, faceva il viaggio ctonio, il viaggio nell'infero, prendeva tutto ciò di cui aveva bisogno, e quando faceva il ritorno sapeva tutto e diceva alla tribù: andiamo di là che di là c'è l'acqua, non di là che c'è il deserto, moriamo. Quelle bacche lì si possono mangiare, quelle altre no, sono velenose. E poi tutta la tribù faceva il rito per chiedere allo stesso animale, magari allo stesso cinghiale, di farsi uccidere ancora l'anno successivo. E poi però questo stato di coscienza non duale è stato perduto. Perché? Perché l'uomo vuole il potere. E allora l'uomo attuale, razionalista, se uccide l'animale non ritrova più il paradiso delle origini, non ritrova più la non dualità, non fa più il viaggio. Ecco perché non solo non serve a nulla, ma è anche fortemente controindicato. Dipende dallo stato di coscienza in cui ci si trova. E in quest'epoca lo stato di coscienza non ci deve portare a un rispetto assoluto della natura. Direi che per l'uomo attuale il massimo obiettivo è sottrarre gli animali alla crudeltà. Comunque questo te lo dico per dirti che il viaggio ctonio, il viaggio nell'underworld, è quel viaggio attraverso il quale tu puoi prendere informazioni, conoscenze, energie, e questo facciamo attraverso la dieta pitagorica e il digiuno immaginale,
lo incominciamo il terzo giorno, lo proseguiamo il quarto giorno, quando ci rendiamo conto che l'amore vince la morte, perché effettivamente Orfeo si riprende la sua radice, effettivamente Demetra riesce a ritrovare la sua Persefone e Dioniso, che era stato smembrato e divorato dai titani, torna in vita una seconda volta. L'amore vince la morte. Anche di questo ci rendiamo conto nel nostro viaggio. E quindi ci si aprono infinite possibilità. Cioè, capisci che quando tu ti rendi conto che proprio attraverso l'esperienza del cibarti, che è una meditazione importantissima, attraverso questa meditazione tu ti rendi conto che non esiste qualcosa come una sensazione positiva o negativa, il vuoto, il pieno, la fame, la sazietà, l'amaro, il dolce. Non esiste qualcosa come una sensazione positiva o negativa. Tutte le sensazioni sono pura forza, pura energia, e ugualmente le emozioni. Non esiste qualcosa come un'emozione positiva o un'emozione negativa. Tutte le emozioni sono pura forza, pura energia, pura bellezza. E a questo punto ti si aprono infinite possibilità. Infinite possibilità. Tutto quello che prima non era possibile realizzare nella tua vita, ma nemmeno pensare nella tua vita, improvvisamente diviene possibile, perché tu puoi attingere forze, energie, conoscenze da ciò che tutti gli altri rifuggono, da ciò che a tutti gli altri fa paura. Tu invece puoi trarre forza da quell'ombra che non è oscurità, che non è assenza di luce. Ugualmente puoi trarre forza da tutte le emozioni, da tutte le sensazioni che rendono vittime gli altri. E quindi conquisti la spada magica, no? Il viaggio nell'Underworld, il Descensus ad Inferos, ha come obiettivo la conquista della spada magica. Conquisti la spada magica e ti rendi conto che sei l'eroe dei due mondi. Puoi viaggiare nel visibile, nell'invisibile, e puoi spiegare il visibile con l'invisibile, perché quello che spiega veramente il visibile non è la mente, non è la mente. Quello che spiega veramente il visibile è l'invisibile, cioè è ciò che agli occhi della mente non può mai mostrarsi, non può mai apparire. Ecco, questo è il grande viaggio che facciamo nei nostri 9 giorni. Domani faremo 3 ore di seminario in cui faremo le meditazioni, faremo i rituali. Vi spiegherò anche poi dopo, se vorrete farlo a casa, il viaggio dei 9 giorni anche con la dieta pitagorica, come fare. E poi il libro è una guida, non vi spiega bene giorno per giorno come dovete fare. Adesso, se ci sono domande, io sarei molto felice di rispondervi alle vostre domande. Magari. Grazie ragazzi. Grazie Selene. Ma non hai usato i tamburi. Infatti, volevo dire, magari prima delle domande, se ho ancora tempo, ce l'ho un po' di tempo. Ma sì, dai. Così intanto loro, ecco, pensano se hanno una domanda. Però prima del tamburo e prima delle domande, sì, ci tengo a parlare un attimo del workshop di domani. Salgo, perché sennò devi guardare, vieni. Oltre. Sì.
Allora, per il workshop di domani ci sono ancora posti, quindi se volete approfondire il discorso del digiuno immaginale insieme a Selene Calloni-Williams potete farlo, tornate qui domani al Macro Liberarsi Fest, vi potete già prenotare al desk workshop che è qui fuori a sinistra, ci sono le mie colleghe, c'è ancora posto ed è un momento importante per approfondire questo discorso del digiuno immaginale perché abbiamo 3 ore. E poi volevo anche dire, che l'hai già detto tu, ma che questo libro è una vera e propria guida pratica. Guardavo prima le recensioni che ci hanno lasciato i nostri clienti su Macro Librarsi, che l'hanno amato moltissimo, ci sono anche le ricette, è un percorso passo passo. Ti lascio? Vi prego di continuare a mantenere una postura nobile, dignitosa, con gli occhi chiusi, la colonna vertebrale eretta. Questo tamburo è un tamburo, li suoniamo tutti e due. Allora, prima suono il tamburo triangolare. Il tamburo triangolare risveglia Kundalini. Voi sapete, no? Kundalini è quell'energia avvolta in 2 spire e mezza alla base della colonna vertebrale. È poi quell'energia che ci serve per tutte le nostre attività. Nei primi 2 chakra, Kundalini è istinto di sopravvivenza, fame primordiale. Quindi nei primi 2 chakra Kundalini governa proprio l'istinto del divorare, del mangiare. Nel 3° chakra, che è l'altezza dell'ombelico, Kundalini si trasforma in potere di volontà. Nel 4° chakra, all'altezza del cuore, diventa potere di creatività, d'amore. Nel 5° chakra, all'altezza della gola, diventa potere di comunicazione. Nel 6° chakra, il 3° occhio, diventa potere di visione. E nel 7° chakra, la sommità del capo, è potere spirituale. Ma è sempre quella stessa energia nervosa, carattere sessuale, che chiamiamo Kundalini, che salendo attraverso i 3 chakra si trasforma nei 3 poteri. Allora, questo tamburo viene suonato nei rituali tantrici, sciamanici, del tantra dell'unico punto, come viene definito. L'unico punto è il punto mistico che si trova una spanna sopra la testa e una spanna più avanti rispetto alla fronte. Quindi è qui, no? Non so se è qui, l'unico punto è qua. Una spanna più avanti rispetto alla fronte e una spanna più in alto rispetto alla testa, qua. Nell'unico punto si mette l'ideale, il nostro ideale, che poi è il nostro eidolon, gli antichi direbbero il dio, è la dea, che è centrale nel mito che stiamo mettendo sulla scena della vita vivendo. Okay? Allora io adesso suonerò questo tamburo. Ti prego di rimanere concentrato su questo punto, l'unico punto, come viene definito, il punto, o anche punto mistico viene chiamato, e lasciamo che Kundalini si risvegli, salga e arrivi al nostro ideale. È anche un'occasione per meditare su quello che è l'ideale di ciascuno di noi. L'ideale è un obiettivo che trascende l'io, è un obiettivo che va al di là del nostro piccolo io, è un obiettivo verso il quale fluisce la nostra vita, la nostra esistenza, la nostra energia. Chiudete gli occhi e concentratevi sull'unico punto.
Facciamo un attimo di silenzio prima di suonare il secondo tamburo. Il secondo tamburo è il tamburo invece che apre il chakra del cuore, apre il cuore al potere della creatività, alla comprensione dell'amore. Questo tamburo è fatto di pelle di lupo. No, non è stato ucciso il lupo per fare questo tamburo, il lupo era già morto, ma è fatto di pelle di lupo. E dietro il tamburo c'è Amirani. Amirani è lo sciamano originario, il primo sciamano della storia. Ecco, è questo qua, lo vedete, Amirani. Questo tamburo è potentissimo, contiene degli spiriti potenti. Gli spiriti abitano all'interno del tamburo sciamanico, ecco perché poi quando lo sciamano muore sempre si squarta il tamburo per permettere agli spiriti di liberarsi. Questo tamburo viene utilizzato nei rituali tantrici della chakra puja, il tantrismo sciamanico e l'orfismo, il pitagorismo hanno molto in comune. I riti orfici, eleusini, i riti tantrici hanno molto in comune. Orfeo era lo sciamano dell'antica Grecia e così Pitagora era lo sciamano greco. Cos'è il rito della chakra puja? È il rito attraverso il quale in un cerchio, chakra vuol dire cerchio, si suona questo tipo di tamburo fatto di pelle di lupo che ha dentro degli particolari spiriti e le persone all'interno del cerchio si uniscono potentissimamente tra loro attraverso kundalini, la loro energia erotico-sessuale e diventano uno. Non è un'orgia, è tutt'altro, perché l'elemento con cui ti unisci è la divinità, è sempre il divino. Quindi l'altro è il divino, il corpo dell'altro è il corpo del divino. Prima viene riconosciuto il corpo dell'altro come il corpo del divino e poi il tuo stesso corpo viene riconosciuto come il corpo del divino. E in questo chakra, cioè in questo cerchio, addirittura si scambiano doti, talenti, capacità, per cui, che ne so, per dire, uno non sa nuotare, quell'altro sa nuotare, e ci si scambiano queste abilità, ci si scambiano visioni, conoscenze, doti, talenti, si diventa uno, no? Ci si potenzia enormemente, infinitamente. Poi dopo, quando si esce dal cerchio, l'iniziato è in grado di creare chakra, cioè cerchi tantrici, sciamanici, con tutti coloro con cui viene a contatto nelle sue giornate quotidiane. E quindi immaginate, no, che bella diventa la vita, perché continuamente tu crei di giorno in giorno questi cerchi, questi chakra, in cui riconosci l'altro come il corpo del divino e l'altro riconosce te come il divino e vi potenziate, no? E allora diventa una cosa meravigliosa la vita, perché non incontri mai quelle situazioni in cui l'altro è contro di te o ti perseguitano o ti costringono a fare qualcosa o ti depotenziano in qualche modo o ti contagiano o ti vogliono far prendere la medicina, non far prenderla, ti vogliono far fare questo o quell'altro. Hai cambiato mondo, non hai cambiato il mondo, quello non si cambia mai, ma hai cambiato mondo, e in questo nuovo mondo
non ti succede mai di incontrare qualcuno che non sia qualcuno con cui tu puoi reciprocamente potenziarti, e così di giorno in giorno, di pasto in pasto, di cibo in cibo, di persona in persona, di luogo in luogo, ti potenzi sempre di più fino alla liberazione finale. Questa è la chakra puja, la puja segretissima, come dicono i tantrici. Ecco, non so perché ti ho detto tutto questo, come per spiegarti il tamburo del lupo. Forse questo era fuori tema, però... il tamburo parla da solo, questo tamburo contiene degli spiriti straordinari. Ma noi siamo già in una chakra puja, perché già ci stiamo potenziando a vicenda. Questo è bellissimo. Comunque ricordatevi sempre che tutto quello che incontrate è una vostra proiezione, e che se cambiate dentro, cambiate anche mondo. Non il mondo, ma quello non ci interessa di cambiarlo, giusto? Però potete cambiare mondo. Ok, allora, siete pronti? Suoniamo. Vai. Facciamo un attimo di silenzio, i 9 colpi finali erano per chiamare gli spiriti dei 9 universi vuoti. E la preghiera finale. Io non amo i discorsi mondani, frequento foreste e luoghi remoti. La mia postura è come quella del re dei leoni, tale è la sua nobiltà, che se anche sto dormendo, nessuno osa avvicinarmi. Comprendo profondamente la non oggettività delle cose, e contemplando la vacuità dell'esistenza, sono consapevole
di essere il nulla, non il niente, ma la splendente luce del vuoto. E so che anche girando tutti i 9 universi vuoti, non potrò mai trovare nulla in grado di nuocere al nulla. Perciò vado ovunque, senza paura. Mama Ko Ling Samantha. Grazie. Grazie, grazie. Grazie, Selene.